L'ammiraglio Sauro rinnova il suo impegno dopo dicembre, di nuovo la sua presenza qui a Minturno. Come può motivare appunto la sua passione per Minturno? Quali sono le cose che le colpiscono? Perché insomma riconferma ancora Minturno? Ma intanto a Minturno venni a dicembre e si parlava di Nazario Sauro, quindi, e anche di Lega Navale, sicuramente di mare, insomma, che intanto le due cose sono abbastanza legate per tanti aspetti. E non avevo avuto la possibilità di venire qui a vedere l'aula, che è tanto decantata nei filmati, volevo vedere. Quindi vengo volentieri anche per questo, per vedere questa realtà, questa bella realtà, e anche perché non esiste una graduatoria delle leghe navali, delle sezioni, ce ne abbiamo 280. Questa nel suo piccolo, pur essendo abbastanza minuta, però fa tanta attività e questa è la mia presenza, vuole anche riconoscere questo impegno da parte di chi, il presidente, dello staff, ma anche di tutti i soci, dei genitori che volontariamente partecipano a questa attività. Ecco, questo è il motivo. Quanto può formare la Lega italiana appunto per formare nuove leve, nuovi ammiragli del futuro a questi bambini? Beh, questo non lo so, questo bisognerà vedere fra 40 anni, tanto ci vuole più o meno per diventare ammiragli, insomma la carriera è bella lunga. Quali sono le caratteristiche un po' Beh, che passione, sacrificio, impegno, sono questi i fattori, insomma, gli ingredienti giusti e voglia di mare, insomma qui Minturno, Scauri è una città di mare, quindi insomma siete agevolati. Io vengo dal Trentino, per cui ho dovuto forse un po' imparare ad andare per mare, però nella realtà, adesso, a parte le battute, il mare è una scuola di vita. Quello che sta facendo la sezione, che è quello che poi a me interessa di più in questo momento, è perché il motivo per cui sono qui è proprio questo, testimoniare con la mia presenza questo grande impegno della sezione verso i giovani, verso la scuola. Siamo in una scuola, quindi questo è proprio lo spirito giusto della Lega Navale. Noi facciamo tante attività, noi non cerchiamo il campione. Il campione lo cerca qualcun altro, a noi interessa coinvolgere il più possibile ragazzi e giovani. Se coinvolgiamo i giovani, coinvolgiamo anche gli adulti. Capitano Iandiello, ci sono Grazie al capitano. Sono sergente in realtà. sergente. Ci sono appunto progetti in essere? Allora, noi oggi presentiamo principalmente il progetto Noi e il Mare 2.0, che è coordinato dal nostro direttore tecnico, il comandante Luigi Montanaro. E ringraziamo ancora il Presidente nazionale perché ci ha fatto veramente l'onore per la seconda volta di essere presenti in una piccola sezione. Per noi questo è importantissimo dal punto di vista della motivazione, vuol dire che il nostro lavoro viene riconosciuto. Siamo tutti volontari. Il Comandante Montanaro tutti i giorni è qui a scuola con i ragazzi volontariamente e gratuitamente, con lui tanti altri soci, e questo per noi è un qualcosa di molto importante. Riuscire ad avere poi un riscontro e veder riconosciuta quella che è la nostra attività è la cosa più bella. Poi abbiamo anche da risolvere qualche problemino. Purtroppo a Minturno e a Scauri non c'è ancora un PUA, noi non abbiamo in realtà una certezza per quello che riguarda il nostro cosiddetto sbocco a mare, quindi ancora non sappiamo ad oggi dove faremo le nostre attività estive, e quindi speriamo anche di sensibilizzare i genitori, la cittadinanza, la possibilità di svolgere anche in acqua, oltre che in questa bella aula, diciamo, le nostre attività. Sono gratuite, quindi speriamo di riuscire a coinvolgere la cittadinanza nel modo più ampio possibile. Insomma, il mare è bello, questo è un bel posto, possiamo fare qualcosa in più noi e la scuola. Dobbiamo ringraziare la scuola, perché questa scuola, il preside D'Elia in particolare, ci ha dato la possibilità di entrare in contatto diretto con i giovani. Per noi è la cosa più importante, la nostra missione. Se posso aggiungere quanto ha appena detto il Presidente, su questo supporto che noi ci aspettiamo come Presidenza nazionale, che le amministrazioni comunali e quelle regionali diano alle nostre sezioni. La Lega Navale, che conta, ripeto, 280 sezioni, vive sulle concessioni demaniali, senza delle quali la Lega Navale sarebbe morta. La Lega Navale è un patrimonio della nazione. E se ognuno fa il proprio a livello locale, a livello regionale, questa realtà potrà continuare a vivere, altrimenti avranno la responsabilità della morte.
tra virgolette, della Lega Navale stessa. Io sto entrando in contatto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio per andare a parlare di concessioni demaniali, perché c'è in essere la rivisitazione di quella che è la direttiva Bolkestein, la direttiva europea, che ci vedrà coinvolti, e quindi io mi auguro perlomeno in quell'ambito di trovare quelle soluzioni che oggi non sta cercando il Presidente, che ancora non ha trovato, ma che debbono assolutamente essere trovate. La Lega Navale è un patrimonio della cittadinanza, e la cittadinanza tutta deve essere a fianco della Lega Navale in questa lotta per ottenere la concessione. Salve Preside, vogliamo sapere un po' com'è stata l'evoluzione di quest'aula che è nata a giugno e adesso che abbiamo questa grande manifestazione per il coinvolgimento appunto dei bambini nella scuola. Beh, il processo, cioè il progetto nasce all'interno di un progetto più vasto, che è quello che la nostra scuola si è programmato praticamente, perché abbiamo deciso di interagire con tutto il mondo associativo che naturalmente che offre il territorio, in modo che la nostra scuola possa avere il contributo anche del mondo associativo, insomma. Quanti bambini ci sono che stanno frequentando il corso? Sono 50 bambini che stanno frequentando questo bel corso della Lega Navale. Di che classi sono stati scelti? Classi della scuola media, di ogni, soprattutto della scuola secondaria di primo grado. E confluiscono in questa struttura ragazzi anche provenienti da altre scuole medie del nostro istituto, perché il nostro istituto vanta tre scuole medie, scuole secondarie di primo grado, questa che ospita questa magnifica struttura, e la scuola media di Minturno e quella di Spigno Saturni. Professore Montanaro, volevamo chiedere se c'erano progetti futuri per l'evoluzione del corso. Sì, progetti futuri. Intanto affrontiamo questi che già sono in atto e abbiamo iniziato dall'inizio dell'anno con 50 unità di ragazzi, proprio completamente proprio le famiglie proprio si sono fidate ciecamente di quello che iniziavamo, anche perché è una situazione unica, in Italia non esiste una cosa del genere. Questo laboratorio, diciamo, nasce appunto per dare opportunità ai ragazzi di conoscere altri orizzonti, diciamo, anche sul pianeta, nel punto, diciamo, di dare impieghi occupazionali, quindi capire che attraverso, diciamo, la vicinanza al pianeta mare ci sono tante anche attività lavorative. E poi qui dentro, insomma, trattiamo questi per quest'anno 5 tipi di laboratori, cioè c'è arte navale, cioè abbiamo magnetismo, cioè abbiamo l'orientamento diurno e notturno, con l'astronomia nautica. I ragazzi già hanno imparato tutte le costellazioni, già sanno tutte queste belle cose, e anche, diciamo, altre materie, adesso non entriamo nel dettaglio. Comunque anche le loro famiglie sono coinvolte un po' nel progetto? I genitori possono venire quando vogliono nel laboratorio, perché è aperto al pubblico. Ovviamente si stancano prima dei ragazzi, e dobbiamo registrare che in 6 mesi di attività non abbiamo avuto nemmeno un ragazzo che si è ritirato, quindi questo è un grande risultato, sì, che si stanno fidando e coraggiosamente, con piacere ed entusiasmo, insomma, continuano questa attività che gli diamo giorno per giorno. Prevedete anche di allargarvi a bambini più piccoli o magari in futuro? Regolarmente vengono anche i bambini degli elementari, perché anche loro sono appassionati da questa nave simulata, diciamo, al piano terra di questo istituto di Angelo De Santis, la scuola media, e sono, è meta per adesso di questi plessi qui vicino, e ovviamente incuriositi da questa cosa nuova. I ragazzi si lasciano coinvolgere molto meglio di quello che immaginiamo.